Una città che recupera un bene di alto pregio architettonico. Presentiamo il progetto esecutivo del Circolo Canottieri, che è un simbolo per la nostra città, è un esempio di architettura razionalista sportiva dei primi del Novecento, dove anche D'Annunzio ha messo il suo timbro. Per troppo tempo quella struttura è stata abbandonata, oggi la recuperiamo attraverso un intervento di grandissima qualità, curato e seguito dalla Sovrintendenza dei Beni Ambientali, ma questo intervento rientra in un più ampio intervento di qualificazione di tutta la zona dal punto di vista storico, culturale, identitario, perché abbiamo il campo Rampigna dove sono stati trovati resti che risalgono a 2400 anni fa, abbiamo il bastione San Vitale dove RFI sta intervenendo per il suo recupero con grande qualità, quindi recuperiamo tutta un'area che per la città veloce, per la città che guarda avanti è importantissima, perché è la storia. E i piedi ben piantati per terra nella nostra cultura e nella nostra identità. È compito della sovrintendenza tutelare tutte le fasi storiche di un edificio. Sono una fervente sostenitrice dell'opportunità di rilanciare anche la bellezza dell'architettura moderna e di quella contemporanea. Anzi, mi spingo anche oltre, dell'opportunità che l'architettura contemporanea entri in tutto ciò che è antico, in tutto ciò che tuteliamo, senza mai andare in competizione ma in un dialogo costante. È sicuramente un edificio complesso che ha subito nel tempo una serie di modifiche e quindi è sempre difficile il ruolo nella progettazione tra trovare l'equilibrio tra ricreare un qualche cosa che non è in linea con magari i principi del restauro e riuscire comunque invece a mantenere una strada corretta filologica. È un lavoro impegnativo che nei prossimi mesi ci vedrà coinvolti nelle procedure di evidenza pubblica per individuare l'operatore economico che potrà eseguire i lavori. L'attenzioneremo particolarmente perché è comunque un punto di partenza, a mio avviso, di una riqualificazione di tutta quanta l'area su cui è importante investire. Perfetto.